Runners, professionisti e passeggiatori della domenica, tutti a Bari per la Vivi Città, storica gara podistica del capoluogo giunta alla 32esima edizione. C'è da registrare purtroppo anche un infarto per uno dei corridori, polemiche sulla capacità di usare il defibrillatore nei primissimi soccorritori al seguito della corsa. Intervenuta un'equipe del 118, l'uomo è ora ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Bari. Vediamo con Maria Grazia Lombardi. La maglietta numero 1 idealmente appartiene a Nicola Marzulli e dedicata al comandante dei vigili urbani di Bari, deceduto a febbraio. La 32esima edizione della gara podistica Vivi Città, organizzata dalla WISP con l'amministrazione comunale. È proprio il sindaco Antonio De Caro ad aprire la gara con la maglietta numero 2. Questa città è una città che vuole correre, è diventata una città dei runner. Oggi è arricchita questa giornata dal ricordo di Nicola Marzulli, un uomo che ha dimostrato che si può servire lo Stato, la propria comunità, con grande determinazione e professionalità. 3.500 le adesioni secondo l'organizzazione, 1.200 i podisti che hanno scelto il percorso competitivo di 12 km, 2.300 i runner per il percorso breve, non competitivo di 4 km, aperto anche agli amici a quattro zampe. Novità di questa edizione, la Dog Run. Primo classificato, un podista di Palo del Colle, tempo 37 minuti e 11 secondi. Di Bologna la prima donna che taglia il traguardo dopo 46 minuti e 45 secondi dal via. Un incidente ha però turbato la giornata di festa. Subito dopo la partenza, in via Sturzo, un uomo di 50 anni si è accasciato sull'asfalto per un infarto. Trasportato al pronto soccorso in codice rosso, ora si trova in terapia intensiva in gravi condizioni ed è polemica sulla tempestività dei soccorsi. Stando al racconto dei testimoni, i primi soccorritori intervenuti avrebbero avuto difficoltà a utilizzare il defibrillatore. Il podista colto da infarto si sarebbe ripreso solo con l'intervento successivo dei sanitari di un'ambulanza del 118.